Ciao a tutti, iniziamo oggi una nuova rubrica dedicata al mondo del modellismo, in particolare al mondo Märklin. Allora, catalogo alla mano ragazzi, bellissimi treni modello in scala H0, che è la scala che ho scelto io, e andremo subito a vedere in questa puntata, che è la numero 1, dedicata ai sistemi digitali binario C, come usare la centrale ECOS e i decoder scambi che vedete qua sul catalogo assieme. Allora, pronti a iniziare questo bellissimo video? Mi raccomando, come dico sempre, iscrivetevi al canale, ma entriamo subito nel vivo e vediamo di cosa si tratta. Eccoci qua, plastico in piena costruzione, appena iniziato la nostra centralina ESU ECOS, modello a colori, quindi le ultime due edizioni. Tratteremo di questa centrale, i motori scambi COGE 74491 della Märklin, che vi servono chiaramente, e il nostro decoder digitale 74462 per gli scambi semplici o il doppio inglese. Per il triplo c'è un altro codice, ma vediamo subito di cosa si tratta. Abbiamo la nostra centralina, qui ho già preparato il mio quadro stazione abbozzato per la stazione che sto costruendo, ma entriamo subito nel dettaglio. All'interno della nostra confezione del decoder per gli scambi troveremo il nostro manualetto con il nostro codice 74462. Allora, io sono un italiano, ma cioè è tradotto in molte lingue come potete vedere, e quindi dovete semplicemente recarvi all'interno del manuale nella zona della vostra lingua. Come spiega Märklin molto chiaramente, e state ben attenti, queste operazioni vanno fatte con la corrente staccata. Importante ragazzi, quindi se avete la centralina accesa deve stare su stop, importantissimo. Allora, dobbiamo seguire i cavetti che troviamo all'interno del nostro, della nostra confezione del decoder dello scambio. Dobbiamo collegare, come vedete, il marrone sullo 0, il rosso sul B e il cavetto giallo sul B della parte opposta della deviata dello scambio. Quindi ci sono i faston, delicatamente io vi consiglio di piegarli leggermente, è il mio consiglio personale se volete, soprattutto sul doppio inglese che ha tante asticelle per muovere tutti gli aghi. Negli scambi normali sicuramente questo problema non lo avrete. Inserite poi la spinetta dopo aver collegato i fili con i cavi che vi suggerisce, con i colori che trovate all'interno della confezione, quindi impossibile sbagliare, basta seguire le lettere e i colori. Ma veniamo al nostro centrale ESU ragazzi. Allora, siamo qua, io qualcuno chiaramente l'ho già creato, a differenza delle locomotive sono decoder dove la CV1, come per le macchine, corrisponde l'indirizzo di ogni scambio. Ogni scambio ragazzi deve avere il suo numero, come le nostre macchine, i nostri locomotori, le nostre vaporiere. Ogni macchina, ogni locomotiva, stiamo sul generico, ha un numero, quindi a 35, 36, 37 dovete valutare voi il vostro parco macchine. Io, per mia comodità personale, ma siete liberi di fare come volete, sono partito a mettere gli scambi dal numero 20. Quindi, ad esempio, sono partito da questo qua, se me lo sono segnato sul plastico, come vedete, questo qua è il mio doppio inglese numero 20, poi mi sono segnato il 21, il 22 e così via sul mio tracciato, dove che vedete ho qua la stazione e là ho un piccolo scalo che è in costruzione. Plastico in costruzione, come vedete, ho appena iniziato. Allora, cosa importante, visto che stiamo parlando del mondo Märklin, questi qui è il setting che trovate nella parte opposta a questa, sull'altro lato, trovate questo dip switch con 10 posizioni, sono tutte sullo 0 quando aprite la scatola. Comunque, per essere certi, se state usando Trix, il mondo in corrente continua con questi scambi, ma mi sa un po' difficile, comunque fosse l'ambiente Trix, mettete il 10 su ON con una pinzettina piccola, altrimenti lasciate tutti in OFF, perché il mondo MFX di Märklin li vuole tutti in OFF. Poi cosa abbiamo da fare? Come vi ho detto, ogni scambio, come ogni macchina, ha un numero. Quindi, ad esempio, io mi faccio l'esempio pratico. Io sono partito, come vi ho spiegato prima, con il numero 20. Quindi vado, allora, a pagina 39 trovate
di fianco al disegno che ho fatto vedere prima, vedete qua che vi fa vedere il retro del decoder con i vari dip switch che dovete settare e vediamo come settarli, come vi stavo spiegando prima. Allora, io facciamo il mio esempio pratico. Io, come vedete, qui c'è questo qui è la prima colonna, vedete? Da 1, 2, 3, 4, 5, 6 va avanti, 51, poi una pagina indietro ci sono degli altri numeri perché arriva a 255. Io, ad esempio, sono partito per mia comodità personale, poi scegliete la vostra comodità. Il mio primo doppio inglese, che è questo qua, che ho fatto vedere prima, è il numero 20, perché ho deciso io di dargli il 20. Allora, il 20, come vedete, nella colonna del dip switch, vi faccio vedere, guardate qua, vuole il 3 e il 5, vedete su queste righe qui, attivi. Quindi vuol dire 20, io devo mettere il 3 e il 5 qua, li devo spostare con una pinzettina, il 3 e il 5 lo metto su on, li sposto in su praticamente, ok? Questo serve perché? Perché, come vi ho spiegato per le macchine, che ben sapete, ogni macchina ha un suo indirizzo sulla CV1, che è l'indirizzo della macchina che si serve per usare in digitale, si scambia, ogni scambio ha sulla CV1 il suo indirizzo privato. Quindi io, per mia scelta, potete essere il 20, il 30, l'1, quello che volete voi. Io ho deciso di partire dalle 20 per gli scambi, vedete, li ho numerati con la matita. Ogni scambio ha il suo numero, vedete, 22, 21, questo qua, il 20, come ho detto, il primo, parto dal 20 io. Do il mio indirizzo, quindi l'ho settato qua. E questa è la grossa differenza da capire, ragazzi, perché le macchine le cambiamo. Qua abbiamo degli indirizzi fisici che noi mettiamo con i dip switch, quindi non è che posso cambiarlo dalla centrale il numero, lo setto io qua con i dip switch dietro nel pezzettino dietro del decoder, il numero che voglio dargli io ad ogni scambio, che sia doppio inglese, semplice, triplo, quello che volete, gli do un numero ed ogni scambio deve essere chiaramente diverso dall'altro e non deve essere uguale a nessuna macchina che avete voi sul plastico. Potete cambiarli quante volte volete, chiaramente dovete smontarlo. Decidete prima da dove partire. Allora, arriviamo al punto pratico. Abbiamo messo il nostro indirizzo e adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare sulla nostra centrale ESU, visto che il video è dedicato alla centrale ESU, modello nuovo a colori, ce ne ha fatti due serie. Inseriamo uno scambio qua con il nostro numero. Vediamo come fare assieme, ragazzi. Come dico sempre, ragazzi, pollice alzato, mi raccomando, iscrivetevi al canale qua sotto e fatemi sapere nei commenti se avete domande o altro. Allora, come si fa a inserire uno scambio nuovo? Allora, facciamo così. Guardate bene, prendo il mio pennino, vado in modifica, vado qua, quest'icona qui, ci clicco su, portate pazienza che sto usando il cellulare e la matita in diretta per farvi video, vado su un posto vuoto perché adesso vabbè, gli altri li ho già creati, quindi vado qua, allora arrivo in questa schermata in automatico. Prima cosa, vado su questa tendina a destra, vado a cercarmi uno scambio, guardate un po', ecco che scendete, inizio vedete c'è scambio a sinistra, scambio a destra, scambio triplo 3 vie, scambio incrociato 2 vie o a 4 che sono semplicemente il doppio inglese a 2 o 4 vie e gli scambi in curva, vedete? Poi c'è il doppio crossover e altre cose. Comunque, facciamo un esempio pratico di mettere uno scambio a destra. Ok? Allora, seconda cosa importante, qua metto Motorola. Allora, qua, ad esempio io, guardate, cancello perché mi piace, faccio SC per scambio, abbrevio e creo ad esempio il numero 30, vedete? Poi confermo. E poi qua, cosa importante ragazzi, andiamo a mettere, cliccando qui di fianco, scrivo. Allora cancello, vedete che ho liberato il campo, metto 30. E quindi cosa ho creato in sostanza? Uno scambio destro della Motorola, perché chiaramente io sto, questo video è dedicato all'ambiente Märklin. SC30 perché così poi mi verrà fuori nei miei vari schemi che posso fare le rotte o i diagrammi da stazione, quello che volete su questa centrale e lo richiamo con SC30 oppure potete scrivere più in lungo scambio 30 come preferite. Non vado a cambiare la durata della commutazione che è il momento in cui della corrente per cambiare lo scambio perché mi va bene, ma ho invece messo l'indirizzo 30, lascio commutare, confermo ragazzi ed ecco qua che sulla mia centrale mi è comparso lo scambio 30, avete visto? Quindi se io disabilito la parte di modifica, qua vedete già funziona, ok? Quindi così abbiamo ultimato di utilizzare
gli scambi. Ok? Quindi, se avete domande o altro, chiedete nei commenti, ragazzi, non c'è nessun problema, cerco di rispondere a tutti. Ok? Quindi, questa è una cosa importante. Un suggerimento che posso darvi è che ho scoperto questi scambi qui, sono questi, guardate, li identifica come scambio incrociato a due vie. Questo qua è uno scambio incrociato a due vie sulla centrale ESO. Ok, ragazzi? E questo qui è una parte. Poi faremo una seconda parte di video perché vedete, io ad esempio mi sono creato, come vedete qua, questo pezzo qua di stazione che sto costruendo, perché chiaramente il plastico, come vedete, è in piena costruzione, sono appena partito, mi sono già creato il diagramma della stazione. Se volete vedere un video anche dedicato a come creare i diagrammi di stazione con le rotte per cliccare e avere già, cliccando come vedete qua, io posso cliccare sul puntino o sull'altro, mi dà di tutti i treni su binario 1, 2, 3 o 4, si possono creare tutte queste cose qua. Se vi interessa questo tipo di video, fatemi sapere nei commenti, ragazzi, che creeremo anche un video per fare diagrammi stazione, per fare le rotte e per fare altre modifiche per i nostri rotabili Märklin. Ragazzi, siete fan Märklin, fan modellismo, iscrivetevi al canale perché inizieremo anche a fare dei video dedicati sulla costruzione plastica e tutto quanto ne concerne. Un saluto a tutti da Andrea, ci vediamo alla prossima, ciao!